Cari cittadini, siamo molto amareggiati dal clima poco trasparente che si sta diffondendo nella nostra comunità. Un clima fatto di bugie contrario alla giustizia. Una vera e propria distorsione della realtà. È arrivato finalmente il momento di dire ai cittadini tutta la verità sulla ripetizione delle elezioni. Un evento che non ha precedenti in tutta la storia di Solofra. Abbiamo deciso di presentare il ricorso al TAR perché già dai verbali elettorali, nei giorni successivi al voto, avevamo intuito ciò che poi le sentenze tristemente hanno confermato. Si parla di banali errori formali, nulla di più falso. Tali parole sono di una gravità inaudita perché modificano e manipolano la sentenza sia del TAR sia del Consiglio di Stato. Nella sezione numero 3 non vi è corrispondenza tra le schede votate e il numero dei votanti presenti sui registri elettorali. Una differenza questa che getta ombre sulla regolarità delle votazioni e che conduce ad un insanabile annullamento del risultato. Nella sezione numero 5 non vi è corrispondenza tra elettori votanti e schede scrutinate. Errori talmente gravi da non costituire una mera irregolarità formale, ma che inficia insanabilmente le operazioni di voto, in quanto uno incide direttamente sull'affidabilità del risultato finale e due impedisce l'accertamento della regolarità delle operazioni. La gravità degli errori non formali, bensì sostanziali, era già riportata nella sentenza di primo grado ed è stata confermata anche dalla sentenza di secondo grado. L'amministrazione uscente poteva già accettare le palesi evidenze della sentenza del TAR, ma per ostilità politica ha deciso di continuare nel percorso giudiziario, nonostante la certezza della sconfitta, facendo costituire volontariamente il comune di Solofra in giudizio con uno spreco di soldi pubblici a carico dei cittadini. Solofra è stata commissariata perché, per la prima volta, la sovranità popolare è stata gravemente minata. Il nostro ricorso è stato presentato per tutelare la democrazia e la legalità, valori appartenenti a tutti i cittadini di Solofra, a prescindere dallo schieramento politico. Perché ci sarebbe potuto essere qualunque di voi al nostro posto ed il risultato sarebbe stato lo stesso. L'appello va a tutti i cittadini di questo paese e di tenere gli occhi aperti e di essere vigili ogni giorno nel proteggere la correttezza e la libertà della vostra decisione. Quindi ora, per favore, basta offendere l'intelligenza del popolo di Solofra. Quindi ora, per favore, basta menzogne.